Allora, signori di Radio Tavagnaco International, siamo qui con un ospite che purtroppo, già guardandolo, ecco, tutti si rattristano, dicono il solito che non si meriterebbe veramente questo onore di stare in Friuli, perché se lo guardate, guardate queste mani qui, di gente che non ha mai fatto niente, neanche un calo, uno solo, che si è fatto quando guardava il catalogo Vestro chiuso in bagno, sulla pagina... Ho portato degli ospiti per compensare questo triestinismo. Ecco, questa è una cosa buona, capisci? Questa è una cosa buona, bravo. Questi ospiti qua, quindi lei la viene da Udine, mi vengo da Trieste, questi vien da Gorizia. Gorizia, c'è gente che ancora lavorecchia, E sta organizzando un festival gigantesco ad Aquileia. Bravo, questo vedi, già arrivano in provincia di Udine, perché capiscono dove si lavora. Allora, facciamo entrare allora questi ospiti, che è gente che lavora, altro che voi, facciamo entrare questi lavoratori, che anche nello spettacolo bisogna lavorare. Prego, facciamoli prego. Entrare. Buongiorno. 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 Gelindo. Me ne vado? Cosa sono questi? Sono triesticoli? Purtroppo. Cosa fanno? Purtroppo di origine credo di sì. Va da retro! Sentiamo cosa hanno da dire questi qua nulla facenti. Vediamo. Sì. Cioè, sarà il festival della nulla facenza. Il festival del mi distiro, mi metto giù. Mi metto giù sdraiato, non faccio niente. Sì. Il primo festival del post rock in Italia. Con 15 band, 3 giorni. 8, 9, 10 luglio. 3 giorni. Ad Aquileia. 3 giorni. Terra udinese. Vediamo se li facciamo lavorare, perché dipende, devono avere l'extractor. Se non hanno l'extractor vanno fuori e calci questi qua. Cari amici di Radio Tavagnaco International, oggi una puntata importantissima, perché cercheremo di vedere se questi due triesticoli finalmente possono trovare la via della luce. Partiamo subito con l'extra. Scusa, ma se la via della luce? Dai, Fabrizio, meno uno. Meno uno. Come abbiamo detto, possono trovare la via della luce. Le prime regole dell'extractor: rispondere entro 3 secondi, che un friulano entro 3 secondi come minimo ti fa un ponte su, insomma, un fiume. Dopo, altra cosa, non ridere, assolutamente vietato di ridere. Andiamo con le domande. Come si chiama, e attenzione, come si chiama la più importante presentatrice friulana? 3 secondi. Scaduto il tempo, signori, stavamo parlando, ovviamente friulani lo sanno, di Ara Venier. Andiamo avanti. Adesso qui veramente una prova per conoscere la profonda friulanità. Qual è il proverbio più importante di Osopo? Chi va ad Osopo impara a osopicare. E allora questa è veramente anche una risposta ai triesticoli, perché anche noi abbiamo le nostre aziende che fanno il caffè, che tanto loro si vantano, ma poi anche noi abbiamo il nostro, che è di una qualità altissima. Come si chiama la più importante azienda importatrice ed esportatrice e produttrice di caffè friulana, signori? Niente, il vuoto, qui il vuoto veramente. Allora, si chiama chiaramente l'azienda della famiglia Maflape, che fa solamente caffè in cialde, che è cialde Maflape. Gli amici friulani non si dimenticano neanche dell'igiene femminile, perché l'igiene femminile è importante. Abbiamo questo prodotto fatto in carta di mais. Già da prima.
abbiamo questo prodotto fatto in carta di mais estremamente assorbente che serve alle donne durante il periodo del ciclo, che comunque non si lamentano, le friulane lavorano, fanno e via senza problemi. Come si chiama questo prodotto? Vi do un accenno, un assorbente. Il Carefrico, signori! Il Carefrico, non sapete niente. È un disastro, è un disastro. Che schifo, dai. Allora, notiamo che i due triesticoli vanno ad Aquileia, che è un posto importante perché, insomma, è patria della friulanità, insomma, vanno a fare questo festival che diventa un festival internazionale. In qualche modo c'è l'Europa che parla in questo festival. Proprio a proposito, come si chiama la friulanissima presidente dell'Unione Europea? Friulanissima. Si capisce dal nome, dai. La von der Leyen, dai, per favore. Non sappiamo niente. C'è un'ignoranza di fondo in questi ragazzi che si sono sempre grattati le baluti, se si capisce, da questo atteggiamento veramente lascivo. Parlando di festival europei e mondiali importanti, a Tavagnaco c'è un festival importante che facciamo nel palazzetto di Tavagnaco, insomma, che abbiamo costruito anche un pochettino pensando a Milano, che è il Pala Trussardi. Noi abbiamo il Pala Epicone, che allo... La tortura. E adesso diciamo subito come si chiama quel festival europeo, ma io direi anche mondiale, che si riesce a fare delle costruzioni attaccando con la cola, e con la cola alimentare ovviamente, dei pezzi di frico. Tutti assieme si fanno delle cose meravigliose. Come si chiama questo festival? Ovviamente, signori, si chiama Fricolage, ma la vostra ignoranza è veramente illimitata. Allora, X-Trator si conclude mestamente in questo disastro di risposte, anche nel male. Comunque ha vinto il Dario, abbiamo un vincitore, signori. E adesso comunque non dimentichiamoci anche di ascoltare le nostre musiche di Tavagnaco, Radio Tavagnaco, le nostre cose che vanno via d'estate, come Lavora Jouet, questa cosa bellissima. Il Lavora Jouet che diventerà sicuramente un formentone estivo. Ha vinto Dario. Ha vinto Dario. Dario, e quindi ha conquistato, credo, il diritto di trasmettere uno dei brani che rappresenta un po'. Ah, sentiamo questo. Anche questa musica senza cantante? Certo. Ascoltiamo. Occhi chiusi, ascoltiamo questa musica e vediamo a tutti cosa ci suscita, va bene? Ok. Andiamo.